canale YouTube di Luigi Gaudio. Tacito storiografo e poi anche lo stile e la fortuna di Tacito. Concludiamo il nostro discorso brevemente sulla introduzione a Tacito, spiegando che, come dicevamo un po' anche la volta scorsa, l'intento di Tacito è quello di essere il più obiettivo possibile. E, infatti lui presenta questo suo intento all'inizio delle storie, proprio possiamo dire nel proemio, insomma, prefazione delle storie, in cui dice: in corruptam fidem professis, neque amore quisquam est sine odio dicendus est. Chi come me ha dichiarato un'incorrotta lealtà deve parlare senza adulazione e senza odio. Quindi c'è questa impostazione, questa oggettività, questa dichiarazione di onestà intellettuale. Sta di fatto però, come dicevamo anche la volta scorsa, che l'apice di obiettività nella storia antica è stato toccato da Tucidide, nella storia della letteratura greca. Invece la storia della letteratura latina, nella storia della letteratura latina c'è sempre un po' di moralismo, comunque sempre c'è una prospettiva, no, dalla quale si leggono tutte quante le vicende, no? Ed è la prospettiva appunto di questa classe senatoria aristocratica alla quale prende parte comunque Tacito, il quale è adesso in alleanza, alleato con l'imperatore Traiano, che è l'imperatore che riesce a riportare un po' di ordine a Roma, anche dal punto di vista dei rapporti con la classe senatoria. E in generale gli imperatori del secondo secolo, gli imperatori della cosiddetta dinastia degli Antoniti, degli Antonini, di fatto imperatori per adozione, hanno un rapporto diverso con il Senato, meno conflittuale. Soprattutto il Senato si è reso conto, Tacito si è reso conto, che non è più possibile ritornare alla fase precedente, insomma quella repubblicana. Ma c'è sempre comunque questa morale, ecco. Quindi tutti gli avvenimenti storici sono letti con un finalismo morale, quindi con un senso, uno scopo morale. Infatti dice Tacito questa volta negli Annales: precipum munus annalium reor ne virtute sileantur, cioè ritengo che lo scopo principale dei miei annali sia quello di non passare sotto silenzio le virtù, utque pravis dictis factis ex posteritate et infamia metus sit, in modo che le azioni e le parole disoneste temano di incorrere nel disprezzo presso i posteri. Quindi lui cerca di essere poi il più imparziale e oggettivo possibile nell'utilizzo delle fonti, ma non è poi così tanto imparziale. Ad esempio ha dei giudizi ben precisi sulla Roma del primo secolo d.C., quella che descrive nelle sue opere storiografiche, e sono giudizi spesso dovuti a questa prospettiva moralistica. Ecco, per esempio, riguardo allo Stato ideale, lui dice, sempre negli Annales: tutte le nazioni e le città sono rette da un governo di popolo, di ottimati o di monarchi. Un regime politico che sia sintesi del meglio di questi è più facile da auspicare che da attuare storicamente. Oppure, se diviene una realtà storica, non può avere lunga vita. In questo testo possiamo leggere una sorta di velata nostalgia per quel regime repubblicano romano che ormai è comunque qualcosa del passato. Quindi bisogna accettare quello che ci dà il presente, il minore dei mali è appunto l'impero così come è retto da Traiano. E poi appunto racconta appunto i fatti della storia del primo secolo d.C. Quindi lui non racconta una fase idealizzata, che ne so, della storia, non racconta, come ha fatto Livio per esempio nelle sue storie, le vicende dei primi secoli da esaltare, degli uomini che hanno reso grande Roma, degli uomini caratterizzati dal Mos Maiorum, ma racconta le vicende del primo secolo dopo Cristo, quelle proprio tutte intessute di
di congiure, tutte caratterizzate da questi uomini politici, da questi imperatori inetti. Quindi è chiaro che da questo punto di vista il suo giudizio su certi imperatori è falsato, perché lui esagera i difetti di questi imperatori. Infatti Tiberio, Claudio, Nerone non erano effettivamente come ci ripresenta Tacito. Dal punto di vista dello stile, dobbiamo dire che innanzitutto gli annales e le storie rappresentano qualcosa di estremamente nuovo nel panorama della letteratura latina. Tacito fu padrone della lingua latina e la piegò al suo volere, spinse fino ai limiti estremi di possibilità, appunto la lingua latina. Utilizzò tutto quello che era insito in questa lingua e particolare, specifico, per rendere il suo racconto più teso, drammatico, più espressivo. Ecco perché, insomma, per esempio, tradurre una versione di Tacito è una delle cose più difficili, soprattutto il Tacito, appunto, di queste opere storiografiche. Qua ci sono alcuni personaggi che sono presenti nelle storie di Tacito e che vengono particolarmente colpiti. Quindi, per esempio, Tiberio, Agrippina, moglie di Germanico, Giunilla, Messalina, Nerone e l'altra Agrippina, invece, che poi sarà la seconda moglie di Claudio, madre di Nerone. È chiaro quindi che c'è un aspetto, c'è un giudizio estremamente negativo su questi personaggi. Per quanto riguarda la prosa, abbiamo la brevitas tipica di Sallustio. Il Sallustio e Seneca sono i suoi punti di riferimento per quanto riguarda la sua prosa, quindi assolutamente non una prosa ciceroniana. Predilezione c'è in Tacito per forme solenni, arcaiche, poco usate, l'uso di frequentativi, uso di verbi semplici al posto di quelli composti, poi sostantivi di azione, termini che terminano in udo, per esempio, preferiva dire claritudo invece di claritas. Termini che terminano in mentum, usava cognomentum invece di cognomen. Insomma, il linguaggio di Tacito è rapido, brillante, con forme rare, non comuni, particolari, un po' come Sallustio. Usa per esempio le brachilogie, cioè sottintende altri elementi, non sottintende solo i soggetti o il verbo essere. In genere nella prosa latina si sottintende il soggetto o il verbo essere. No, invece Tacito sottintende pezzi interi di frase, insomma, ecco perché c'è l'ellissi, insomma, di molte parti del discorso. Tacito evita argomenti sordidi o comici, non fa nessuna concessione allo scandalo, non parla mai del fatto risaputo che Tiberio era dedito al vino, fa descrizioni fisiche di personaggi, usa termini poetici, arcaici, rari, usa le figure retoriche dell'anastrofe, dell'endiadi, del chiasmo, della allitterazione e dell'anafora. Quindi abbiamo uno stile molto molto particolare. Il personaggio in Tacito emerge dalle azioni e non dai caratteri fisiologici, come invece in Tucidide che faceva descrizioni, o dai discorsi. Livio, per esempio, presenta molti discorsi nelle sue storie. Invece Tacito appunto fa emergere il ritratto di un personaggio dalle azioni che fa. Evita i termini comuni, per esempio non dice calvus quando uno è calvo, ma dice nudus capillo vertes, non dice sutor per dire ciabattino, ma dice alumnus sutrine taverne, evita i termini dell'oratoria politica, usa poco i superlativi, usa repente al posto di subito, evita i peggiorativi in osus, usa alcune parole comuni come diligo in modo particolare. Usa le forme non assimilate, adfluenzia per esempio, con la D, invece di affluenzia con due F. Usa poco le preposizioni, usa il dativo d'agente al posto di aoab più l'ablativo, elimina i verbi ausiliari. Proprio per questa esigenza di brevitas,
Quindi il suo discorso risulta, il suo linguaggio risulta sempre molto concentrato. Usa moltissimo l'ablativo assoluto, i participi, l'infinito storico, tutte queste costruzioni tipicamente latine e che per noi italiani sono abbastanza ostiche, in Tacito sono profuse in abbondanza. Sallustio tronca le frasi improvvisamente. Mentre invece al contrario Sallustio le prolunga, scusate, Tacito le prolunga enormemente, forse per indicare la complessità della storia. Cioè la storia è complessa e lui rende questa complessità con l'inconcinnitas, che è la simmetria delle parti. L'arcaismo, quasi irreperibile nelle prime opere di Tacito, quali appunto vi ricordate il Dialogus de Oratoribus, l'Agricola e la Germania, si incontra nelle storie per accrescere la gravitas del testo, mentre negli Annales diventa una sigla di opposizione e di distacco dall'ambiente che descrive. Comunque non è un arcaismo alla Frontone, vedremo insomma l'arcaismo che si diffonde nel secondo e terzo secolo d.C. Altri video didattici su a tuttascuola.it.